Una voce per l'anima. Programma di esortazione e conforto cristiano. Gentili amici, cari telespettatori, ho una particolare gioia nel cuore nel presentarvi un passaggio biblico che ha segnato un poco tutta la mia vita, ma anche, credo, la vita di tanti credenti. E ve lo annuncio leggendo. Lo troviamo sempre nell'Evangelo di Luca, o San Luca, al capitolo 15, leggeremo dal verso 11. E dal testo comprenderete che vi parlerò della parabola del figliuol prodigo. Disse ancora: un uomo aveva due figli e il più giovane di loro disse al padre: padre, dammi la parte dei beni che mi spetta. E il padre divise fra loro i beni. E pochi giorni dopo il figlio più giovane, raccolta ogni cosa, se ne andò in viaggio in un paese lontano e là dissipò le sue sostanze, vivendo dissolutamente. Ma quando ebbe speso tutto in quel paese, sopraggiunse una grave carestia ed egli cominciò ad essere nel bisogno. Allora andò a mettersi con uno degli abitanti di quel paese, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Ed egli desiderava riempire il ventre con le carrube che i porci mangiavano, ma nessuno gliene dava. Allora, rientrato in sé, disse: quanti lavoratori salariati di mio padre hanno pane in abbondanza? Io invece muoio di fame. Mi leverò e andrò da mio padre e gli dirò: padre, ho peccato contro il cielo e davanti a te e non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi lavoratori salariati. Egli dunque si levò e andò da suo padre. Ma mentre era ancora lontano, suo padre lo vide e ne ebbe compassione. Corse, gli si gettò al collo e lo baciò. E il figlio gli disse: padre, ho peccato contro il cielo e davanti a te, e non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai suoi servi: portate qui la veste più bella e rivestitelo. Mettetegli un anello al dito e dei sandali ai piedi. E portate fuori il vitello ingrassato e ammazzatelo. Mangiamo e rallegriamoci, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. E si misero a fare gran festa. Ora il suo figlio maggiore entrava nei campi e, come ritornava e giunse vicino a casa, udì la musica e le danze. Chiamato allora un servo, gli domandò cosa fosse tutto ciò. E quello gli disse: è tornato tuo fratello e tuo padre ha ammazzato il vitello ingrassato perché lo ha riavuto sano e salvo. Ma egli si adirò e non volle entrare. Allora suo padre uscì e lo pregava dicendo di entrare. Ma egli rispose al padre e disse: ecco, sono tanti anni che io ti servo e non ho mai trasgredito alcun tuo comandamento. Eppure non mi hai dato mai un capretto per far festa con i miei amici. Ma quando è tornato questo tuo figlio che ha divorato i tuoi beni con le meretrici, tu hai ammazzato per lui il vitello ingrassato. Allora il padre gli disse: figlio, tu sei sempre con me e ogni cosa mia è tua. Ma si doveva fare festa e rallegrarsi
perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Che messaggio dell'amore di Dio. Cari amici miei, cari fratelli nel Signore, come possiamo rimanere insensibili davanti a questa gloriosa realtà che manifesta l'amore di Dio? Più volte vi sto ripetendo quanto è importante comprendere questo sentimento sublime che viene da Dio, vero? Che Dio è amore. E quante volte ho dovuto ripetervi che c'è chi vuole mettere sempre in evidenza il Dio vendetta, il Dio castigatore. E lo fa anche contrario a quello che sono i nostri sentimenti, le nostre cose. Non lo accettano mai. Dio è amore. Poi, che possa essere ancora Dio giustizia, lo è. Che possa ancora essere vendicatore per coloro che desiderano che sia questa la sua posizione, è qualcosa che riguarda soltanto certe persone. Ma Dio è realmente amore. Beh, di chi stiamo parlando qua? Stiamo parlando di un padre. Un padre, un uomo importante, un uomo che aveva delle possibilità economiche abbastanza buone, un uomo che aveva sostanza economica, come vediamo, come vedremo ancora nel passaggio che abbiamo appena detto, che a un certo punto ha due figli. Il più piccolo ha deciso, per fatti suoi, di lasciare la casa paterna perché invogliato dal mondo, chissà quante peripezie, chissà quanti pensieri, ha pensato di trovare l'elisir di dolce vita o l'araba felice. Ma d'altronde questo è più che normale con realtà giovanili, quando non c'è una certa maturità. Questo avviene a tutti i livelli, ma dobbiamo dire soprattutto avviene quando ci sono delle possibilità economiche di una certa consistenza. E questo giovane va da suo padre e dice: padre, dammi i beni che mi spetta, la parte che mi spetta dei beni, perché io non voglio rimanere qua, io desidero fare la mia vita, voglio avere la mia vita e non voglio più rimanere con te in questo luogo. Ho sempre pensato quanta sofferenza ha avuto questo padre, come ha sofferto nel sentire soltanto già queste parole, questo figlio che non riesce a capire il bene che il padre gli ha sempre voluto e il bene che può continuare ad avere stando col padre. Però avete notato, il padre non si rifiuta. Già il fatto di dire dammi i beni che mi spettano, quanto ogni volta ho sempre esaminato questa espressione. Io non so se un figlio può pretendere, ma in virtù di che cosa si può pretendere che un padre gli possa dare certi beni? Lo si può pretendere soltanto sotto l'aspetto dell'amore, dell'affetto, che un padre è adatto per i figli e lo fa per i figli, per il bene dei figli. Ma quale diritto umano chiunque avrebbe di poter pretendere anche da un padre, che tante volte ho trovato anche nella vita pratica, nella vita ministeriale, ho conosciuto degli uomini, dei fratelli che hanno avuto figli e che questi figli ribelli hanno cercato in qualche maniera di togliere quello che loro avevano, se non sono fatto togliere alcuni di loro. Ma torniamo a quello che è l'esempio che ci viene da questa parola. Il padre non si rifiuta, no, il padre gli dà, e in questo divide fra i due figli, naturalmente. Non è un padre che fa parzialità, ovviamente è un padre ricco, e ha dato parte delle ricchezze sia all'uno che all'altro. E il giovane, tutto baldanzoso, contento, ha realizzato, ha preso di lui i beni, quindi ha realizzato il denaro, io penso in forma di denaro, quello che lui aveva fatto, è bello ricco, tutto allegro, può permettersi di tutto, può ancora avere molte amicizie, può divertirsi di qua, divertirsi di là, può fare tante cose, si sente il padrone assoluto.
quanti ancora giovani continuano a dire: la vita è mia, la vita è mia. Ancora probabilmente l'abbiamo pronunciata anche noi in certe occasioni e non ci rendiamo conto che anche sotto l'aspetto della nostra vita, la vita è nostra, ma è un dono di Dio. È Dio che ci ha dato la vita. Lui ha generato la vita in noi. E la nostra riconoscenza dovrebbe essere sempre verso Dio, che è il datore della vita di ogni creatura. E poi, se facciamo apprezzamenti, diventa il datore di una vita che diventa eterna. Tornando quindi al nostro episodio, vediamo che questo giovane parte. Ma lo immaginate? È tutto allegro, contento, spensierato, pieno di illusione. Posso fare questo, posso fare quello, posso fare quell'altro. Mi posso permettere questo, mi posso permettere quello. E comincia la sua vita come la comincia, in maniera mondana, è il termine più esatto. Comincia ad avere molti amici, quando ci sono molti soldi si trovano anche molti amici. E anche se qualcuno dice che chi trova un amico trova un tesoro, attenzione, chi trova un amico trova un tesoro, ma è un detto particolarmente fragile. Perché? Perché sappiamo che la vera amicizia è difficile da trovare. Questo ancora, questo giovane trova tanti amici, perché può dare fin quando c'è da dare, fin quando si può dare, fin quando c'è da guadagnare, ebbene, trova tanti amici. Tutto sembra che proceda secondo i suoi desideri. Se la fa con le meretrici, le prostitute, quindi sesso ed altre cose, e poi se n'è andato in un paese lontano, vero? Cosa avviene poi in questo paese lontano? Avviene che a un certo punto però i soldi, il denaro, la ricchezza che lui aveva accumulato facendosi dare la parte che secondo lui gli spettava dal padre, man mano questa liquidità comincia ad esaurirsi. Perché? Perché spende, 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 spande, spende, e poi subentra una realtà anche di natura locale, una grande crisi economica. Voglio parlare di crisi, più semplice, è vero, di parlare in questo. Oggi dobbiamo stare molto attenti a tutta questa realtà che poi ci gira intorno, e non soltanto a livello nazionale, a livello mondiale. C'è questa siccità, cioè vengono a mancare i beni di consumo, vengono a mancare il grano, viene a mancare il cibo soprattutto. E questo giovane comincia a vivere una vita disastrosa, ma non solo disastrosa, ma tenebrosa. Perché? Perché ormai non ha più cosa mangiare, non sa più cosa fare, non è più la persona di prima, elegante, con i suoi profumi, con il suo modo stravagante di agire, e ha bisogno di mangiare. E allora cerca da tutte le parti di trovare una possibile soluzione, una soluzione che gli permetta di non avere i morsi della fame, come si suol dire. E che fa? Si mette con uno degli abitanti che lo manda ancora nel suo territorio, nella sua terra, nel suo terreno, per custodire niente di meno ciò che gli ebrei ancora oggi ritengono l'animale più sporco e quindi più contaminato, i porci. E lui deve custodire i porci, i quali ancora si cibano ancora di carrube. E lui vorrebbe mangiare le carrube dei porci, ma i porci non glielo danno. Perché? Perché è un cibo che per loro è un cibo prezioso. Questo giovane comincia a ragionare. Dopo l'oblio, e l'oblio dei sensi, l'oblio delle speranze, delle amicizie e dei divertimenti, viene a conoscere il momento, e il momento difficile. Non c'è più niente, e non è più la stessa persona, non ha più gli amici, non ha più nessuno. I porci stessi non gli offrono la possibilità di mangiarsi qualcosa,
riguardante le carrube. Però questo giovane rinsavisce, si pente, vogliamo dire in termine spirituale, si pente. Però è consapevole che lui ha dilapidato tutto ciò che gli aveva dato il padre, ed era una grande fortuna, vogliamo dire, aveva avuto delle sostanze economiche molto fiorenti. E allora fa una decisione in se stesso e dice: ma io è vero che non posso essere più quello che ero prima, non posso essere il figlio di quel padre, perché io ho dilapidato tutto, io ho fatto tutto l'opposto alla sua volontà. Ma una cosa è certa, io so che quelli che sono i servitori di mio padre, quelli che servono mio padre, hanno tanta bella possibilità, mangiano, sono ricompensati in maniera tale che hanno un salario abbastanza buono, vivono una vita decente. Allora farò una cosa, tornerò da mio padre e nel momento che mi avvicino a mio padre gli dirò queste parole: padre, io ho peccato davanti al cielo, davanti a te, e non sono degno di essere chiamato tuo figlio. Ti prego però, accettami come uno dei tuoi servitori salariati, stipendiati se preferite. Questa decisione gli dà la forza di muovere i suoi passi, perché dice: sicuramente mio padre, anche se io non sono più riconoscibile come figlio, mio padre mi accetterà sicuramente, mi metterà al servizio insieme agli altri. Questo è il suo pensiero, lo ha maturato, lo ha stabilito, riprende il cammino e si dirige dopo un certo tempo verso la casa paterna. Ma succede qualcosa che lui non avrebbe mai pensato. Viene riconosciuto a distanza. Quel padre lo aspettava. Era lì da tanto tempo. L'aveva aspettato sicuramente, e già il giorno dopo che lui stesso se n'era andato. Sapeva quel padre, per quella che era la sua saggezza, che quel figlio avrebbe sbagliato, ma avrebbe rovinato la sua esistenza, ma aveva sempre sperato quel padre. Però lui tornerà un'altra volta da me, lui tornerà, avrà bisogno, quello che sarà, lui tornerà. Ma questo padre non è lì per vendicarsi, non è lì per avvilirlo. Questo padre gli va incontro, non aspetta che il figlio gli arrivi vicino, è lui che parte, gli va vicino. E quando si accosta, il figlio è pronto a dirgli quelle parole con sincerità: padre, ho peccato contro il cielo e contro di te, e io non sono degno assolutamente di essere chiamato tuo figlio. Accettami, ti prego, come uno dei tuoi servi salariati. Ma quel padre è qualcosa di particolarmente grande, glorioso, un uomo meraviglioso. Cosa fa questo padre? Senza proferire parole, si abbraccia quel figlio, se lo stringe. Ha sofferto tanto, l'ha amato tanto, lo rivede fra sé ed è felice. Non sta pensando ai beni che ha praticamente dilapidato, non sta pensando più a niente. Non guarda nemmeno che questo figlio in quel momento sarà sporco, disadorno, i suoi vestimenti non erano quelli di un tempo, forse è dimagrito, probabilmente ci sono i segni, e i segni possiamo dire di quello che era appunto il peccato che ancora lo avvolgeva, e poi della carestia. No. Quel padre dà ordine immediatamente, dopo che se l'ha abbracciato e l'ha baciato, da ordine immediatamente di cambiargli le vesti, di mettergli un anello al dito, li riconosce un'altra volta che quel giovane era
e rimane e rimarrà suo figlio. E poi se lo introduce e poi proclama una grande festa e dice ai suoi servitori: prendete ancora il vitello ingrassato e chiamate quelli che fanno la musica, perché è festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita. Questo figlio non ce l'avevo più, questo figlio mi è tornato e la gioia è così grande. Ed ecco che tutto viene preparato in un batter baleno, possiamo dire. Egli prepara ogni cosa. Questo padre ancora ha stabilito questa grande festa per questo figlio che lui aspettava con amore. Questo figlio che ne aveva combinato di cotte e di crude, ma era suo figlio, non poteva assolutamente, per l'amore che lui aveva come padre, non poteva disconoscere questo suo figlio. E allora immediatamente non soltanto viene rivestito, ripulito, non soltanto riceve l'anello al dito, non soltanto viene ammazzato ancora quello che era il vitello ingrassato, viene fatto festa, vengono chiamati gli amici, le persone intorno, i conoscenti, arrivano tutti quanti là e fanno festa. All'imbrunire c'è questa festa, danze, si sente la musica. Ah, ahimè, cosa succede? Succede un piccolo incidente di percorso. Quante figlie aveva quel padre? Due. Il giovane non si era comportato bene, aveva dilapidato ogni cosa, ma il padre lo riaccoglie, se lo porta con sé. E nel frattempo arriva l'altro fratello, l'altro figlio, il quale sente la musica, avverte che c'è una festa e non si spiega il perché, non se lo chiede il perché. E allora lo domanda, dice: ma sappiate, ma scusatemi, ma cosa sta succedendo a casa mia? Sento una festa, vedo che c'è una grossa festa, un banchetto, eccetera. Dice: ma cosa succede? Allora un servo gli dice: è tornato tuo fratello. Ahimè, questo fratello maggiore, questo figlio più grande del padre, questo figlio è scontento, è arrabbiato, e nel momento stesso che il padre gli va incontro dimostra il suo dissenso. Ma come? Io ti ho sempre servito, io ho fatto sempre quello che tu mi comandavi di fare, non ti ho mai disubbidito, non ho sperperato niente, quello che mi hai dato ne ho messo ad effetto e non ti ho dato nessun dispiacere. Ebbene, tu adesso stai facendo sì che questo figlio, che non meritava niente, che ha dilapidato tutte le sostanze che gli hai dato, se l'ha fatto con le meretrici e con la gente peggiore, adesso che è tornato tu lo riaccogli e gli dai un'altra volta l'onore e ancora gli offri una vita diversa, lo fai ritornare a essere quello che prima era stato. E io che ti ho servito, tu hai ammazzato l'agnello, hai fatto ammazzare l'agnello ingrassato, ma tu non mi hai dato mai un capretto per poter condividerle con i miei amici. Ma questo padre non risponde in maniera altezzosa, umanamente capisce che questo figlio, sotto l'aspetto umano, ha ragione. È un figlio che ha dilapidato, lui vede il fratello che ha dilapidato tutti i suoi beni, che si è comportato nella maniera vergognosa, per cui non è che a questo punto va contro il figlio, ma gli dice soltanto una cosa, gli dimostra l'amore. Sì, figlio mio, ma tu sappi, io non ho dato mai il capretto, ma tu sei il padrone di ogni cosa. Nessuno mai ti ha vietato qualcosa. Quello che è mio è tuo. Quello che era mio è stato tuo.
Ebbene, però sappi una cosa, figlio mio, io non ti voglio assolutamente dispiacere, ma devi comprendere che il cuore di padre mi fa agire così. Questo mio figlio era perduto e io l'ho ritrovato. Era morto, ma è tornato in vita. E questo è importante. Io credo che dietro quelle parole anche il figlio non ha avuto più quei momenti di rabbia. E quest'amore di questo padre ha comportato una nuova vita in quel giovane. Quel giovane sicuramente cambia e ha cambiato la sua vita. Miei cari amici, miei cari fratelli, ma quel padre è così perfetto, secondo voi chi è? O chi era? Quel padre ancora è Dio, che ha tanto amato il mondo, che ha amato, che ama e che ama i suoi figli. Per cui questo padre è misericordioso, pieno d'amore. Il figliuol prodigo. Ma quanti figli prodighi ci sono stati sempre nella vita, in tutte le epoche. Ma la cosa più bella viene quando un padre ama e un figlio riconosce i propri errori ed è pronto a ricevere di nuovo l'amore del padre. Questo figlio che aveva dilapidato ogni cosa, questo figlio che era perduto, questo figlio che praticamente era morto spiritualmente, sarebbe morto anche fisicamente, questo figlio ha avuto una buona qualità, ha avuto un buon sentimento, quello di sottomettersi, quello di ricevere un perdono anche motivato. Padre ebbe a dire: io non ho assolutamente alcun diritto di poter essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi servitori salariati. Che bel momento. In quel momento è un vero pentimento, è pentito, ha dilapidato tutto, ha fatto tutto quello che non doveva fare, però ha fatto la cosa poi più giusta. È tornato al padre. E la cosa più bella, che prima che tornasse al padre, come abbiamo detto, è il padre che è andato verso il figlio, l'ho abbracciato, l'ho baciato. Oh, quanto è grande l'amore di Dio! Non ci saranno parole che possano ancora eguagliare quanto è stato evidenziato in questo passaggio biblico. E allora, sia per tutti quanti noi, se lo siamo già e siamo riconoscenti al Signore e se abbiamo fatto già un cammino di pentimento per le cose sbagliate che abbiamo sbagliato tutti nella nostra vita, beh, quel Padre già l'abbiamo ricevuto e ci ha già accettato. Se così non fosse, e allora l'esempio di questo figlio può essere l'esempio di tanti uomini, giovani o anziani che siano, di ritornare alla casa del Padre. E sapete perché? Perché la casa del Padre diventerà la casa eterna. Non parliamo solo di questo terrestre albergo, stiamo parlando di Dio. Dio che ancora agisce nell'universo, questo Dio grande, glorioso, meraviglioso. E allora ritornare a Cristo attraverso il Figlio di Dio, ritornare a Dio, significa cambiare completamente la nostra esistenza, una trasformazione reale, totale, che porta e porta a conseguenze meravigliose, gloriose. Vi ripeto ancora una volta, Dio è amore. È scritto in un qualche passo che Lui non spegne il lucignolo fumante e non spezza la canna. Non c'è perdono che Dio non dia se c'è pentimento. E a questo punto vi devo lasciare con questa meditazione, col desiderio del cuore che possiate approfondirlo
e realizzarlo per glorificare Dio, perché ancora una volta possiate dichiarare insieme a me: Dio è veramente, soltanto, gloriosamente è amore. E per diventare figli di Dio dobbiamo accettare Gesù Cristo quale nostro personale Signore e Salvatore. Dio vi benedica.